Allora, buona serata, grazie per essere qui in questa fantastica sala, una serata dedicata allo sport, una serata dedicata alla vita, perché lo sport, come tutti noi sappiamo, è davvero vita. È una serata di presentazione di un libro in questa fantastica location. Siamo ad Arona, siamo in questa sala fantastica del comune che ci ha messo a disposizione. Quindi chiamerei subito qui vicino a me il sindaco a fare gli onori di casa, Federico Monti. Buonasera e benvenuti, chiaramente vedo un punto pubblico, ma so per certo che probabilmente se avessi voluto anche un luogo più grande avremmo potuto tranquillamente riempirlo, perché questo è un evento eccezionale, come tu stessa stai dicendo. Io l'ho visto nascere questo evento perché so che insomma, è parecchio tempo che Guido ha in animo di scrivere qualche cosa sulla propria vita, perché evidentemente ne ha sentito l'esigenza. Ed io sono qua, onoratissimo di aprire la serata, proprio perché in passato ho vissuto, adesso poi non so se posso parlare di aneddoti o meno. Lo faremo più tardi, sindaco. Allora, voglio dirvi, tutti volevamo fare il cacciatore da bambini. Io no. E tu no, vabbè, guardate qualcos'altro. E, però uno ogni tanto ce la faceva, capito? Per cui noi comunque ragazzi di provincia, il fatto di vedere qualcuno dei nostri che riusciva ad ottenere qualcosa di così importante, lo vivevamo quasi interiorizzando questa cosa. Quindi tutti diventavamo giocatori della Juventus. Quindi chiudo qua e vi ringrazio. Poi se ci sarà l'occasione di parlare di aneddoti, insomma, perché la cosa l'ho vissuta anche in passato, allora quando Guido fece la prima partita nella Juve, poi sono pure Juventino, quindi. Niente, e vi ringrazio di essere intervenuti e adesso godiamoci il momento, ok? Grazie al sindaco Federico Monti, grazie mille. E allora chiamerei sul palco subito Fabrizio. Fabrizio è colui che ha scritto questo libro. Un saluto Fabrizio. Eccolo qua, un applauso davvero. Allora Fabrizio. Abbiamo fatto le prove con gli occhiali, però... No, perché lui, sapete, è molto molto agitato, quindi facciamogli un applauso di incoraggiamento. Facciamo che una mano di emozione sta facendo questa cosa. Meno male. Allora, adesso ti chiedo subito, com'è nata l'idea di questo libro? Cioè, perché hai fatto un libro su Guido? Come ha detto il signor sindaco, il progetto risale tanto tanto tempo fa. Effettivamente sono passati 3 anni da quella famosa sera. Conosco Guido da 30 anni perché ho avuto il piacere, il privilegio di trovarlo nei campi da calcio, avevo 15 anni, seguivo mio papà che giocava nella squadra degli amatori e l'ho visto lì e mi sono innamorato, e va bene, calcisticamente parlando ovviamente. 3 anni fa che cosa succede? Succede che io e Guido siamo alla festa di compleanno di un amico in comune, Luigino Negrato, che tra l'altro è uno che ha corteggiato Guido perché lo ha voluto prima a Valeggio Calcio e poi nella squadra degli amatori. Festa di compleanno, sorpresa, la moglie organizza in taverna tutto di nascosto, ci fa entrare al buio nella porta secondaria e la cosa era quasi riuscita finché all'ultimo, prima dell'invitato che arriva, arriva Guido. Entra Guido, tutti, Guido, Negrato, si abbracciano e lui incomincia a raccontare aneddoti del calcio, come dico io. Come piace dire, il calcio è quello dei grandi, quello vero. Per cui lui ha catalizzato letteralmente la serata. Ci siamo ricomposti quando il festeggiato si è reso conto che bolliva in pentola qualcosa, è sceso, lo abbiamo festeggiato, ma complice una bottiglia di vino, il tapulone con la polenta, alla fine c'era Luigino da una parte e tutti ruotavano intorno a Guido che raccontava questi aneddoti di calcio. Ma la cosa bella qual era? Era che tutti eravamo... ammirati ad ascoltarlo, io in prima persona che molti di quei racconti li avevo già ascoltati, per cui in quel momento dico, beh, è un peccato che tutte queste cose si perdano e soprattutto la cosa che più di tutte mi ha emozionato è il fatto che davvero eravamo come dei bambini che pendavamo dalle sue labbra. Torno a casa, non riesco a dormire, dico, devo fare qualcosa, il giorno dopo chiamo Guido, mi dice, sapevo che mi avresti chiamato, sì, facciamo una cosa Guido, dato che sono il tuo grande amico, facciamo così,
ti do una mano a trovare qualcuno che ti scrive il libro. Sai, io seguo a Novara Calcio, Guido mi guarda e mi dice, no, perché? No. Lo scrivi tu. E allora che hai ragione, lo scrivo io. E così è cominciata questa avventura. È bellissimo davvero. Riuscire a capire poi quelli che sono i momenti di vita di un campione. Tutti quanti noi conosciamo ormai vita e morte, miracoli di Ronaldo, perché sui social la pubblicano ormai di tutto. Di campioni locali di una volta un po' meno, perché effettivamente non c'era tutta la diffusione che c'è adesso. Quindi davvero complimenti Fabrizio per aver scritto questo libro, per aver portato a conoscenza anche delle persone che magari più giovani non conoscono Guido Honor. E allora a te ancora la parola. Grazie, grazie Giuse. Intanto l'emozione sta lasciando il posto alla gioia che mi vede condividere con voi questo momento, questa serata di presentazione. E devo dire la verità, concedetemi ogni tanto, io devo andare a toccarlo, a carezzarlo, perché poi lo vedrete, ha una copertina tra l'altro bellissima. Una piccola introduzione prima di chiamare l'ospite di questa sera. Ecco, Guido, allora prima di parlare di Guido vorrei dirvi che questo libro per me è rappresentato come un viaggio, come un cammino, un percorso. Quei viaggi che si fanno quando magari hai 20 anni e ti nutri e di emozioni, sensazioni e anche di amicizie e conoscenze che hai durante questo viaggio. È stato appunto un viaggio, di conseguenza in un viaggio si fanno delle amicizie, delle conoscenze, sono nate delle amicizie e delle collaborazioni importanti. Quella principale, ci tengo a farla, è con la editor, colei che in qualche modo ha raddrizzato il mio tiro, quella che ha messo ordine prima nella mia testolina e poi nel libro. Lei è una giovane editor, una ragazza laureata, è giovane ma nonostante ciò è molto determinata. Vi chiedo di fare un grande applauso ad Elisa Guidetti. Grazie. Signor Silvio, potete ringraziare quella ragazza lì, altrimenti saremmo arrivati a Natale 2025 probabilmente. E lei? Brava, brava! E complimenti! Tanto almeno per lo spunto e poi li tolgo. Di Guido quello che mi ha stupito è che è una figura che unisce. Sfido chiunque a dire il contrario. Crea empatia, a prescindere da quale sia la fede calcistica. La dimostrazione l'ha data anche questa sera, perché voi dovete sapere, torno su Elisa, che è una tifosissima del Toro, è appoggiata alla grande questo progetto, perché ha visto che non c'era una maglietta, anche se molti di noi, molti di voi, molti dei presenti sono tifosi della Juve, ok? Però ha notato proprio questo, il fatto che si parlava di un uomo, di una vita, a prescindere dalla maglia, dalle maglie che lui abbia indossato. Dicevo empatia, e pensate che chi ha vestito anche il verde che c'è qui è un ultra dell'Inter, che io ho trovato negli anni 90 su un pullman, ci siamo quasi picchiati perché ha avuto il coraggio, sfidando noi del club della Juventus del Mottarone, a salire sul pullman bardato di nero-azzurro. Quella partita fu un Juventus-Inter giocata a Delle Alpi, e la Juventus perse 3-0, mi sembra una cosa sì vergognosa, con una doppietta di Rubens Sosa. Lui aspettò a salire sul pullman per ultimo, ha voluto proprio vestirlo con la sua sciarpa e ha avuto ragione lui. Comunque quello che volevo dirvi è che anche lui ha perorato la causa con passione e sentimento. Dicevo di Guido appunto che è una figura che unisce. Guido a volte ci penso e dico, cavoli, è un ragazzo che 50 anni fa ha preso il treno, non ha fatto un viaggio lunghissimo, però ha preso un treno ed è andato a giocare nella Juventus. E questa è la cosa che a volte mi ritorna in testa. Un'altra cosa che mi girava, mi frullava per la testa, soprattutto nei momenti in cui mi incartavo con il libro, dire che ci ha messo 3 anni per farlo, non è la Divina Commedia, perché avevo dei momenti di esaltazione, dei momenti in cui rimanevo fermo lì. Il mio carissimo amico Mirko mi dice, pensa a Guido come fosse il tuo eroe, pensa a Guido come fosse il tuo eroe, Guido è il tuo eroe. Effettivamente si riferiva al fatto che, essendo il protagonista di questo racconto, nella mia testa dovevo celebrarlo, magari oltre di più a quello che lui in realtà è stato. Poi per un attimo ci ho pensato e ho detto, porca vacca, ma Guido in parte è stato davvero un mio eroe, perché quando avevo 15 anni io lo guardavo giocare degli amatori ed era fenomenale. Non, signor Sindaco, non le rubo la perla dello stop, quella cosa lì la lascio che poi ve la giocate voi più avanti, però io posso dire che quella cosa lì l'ho vista davvero ed è
ed è fantastico. Perché Guido piace? Guido piace perché è praticamente l'amico della porta accanto. La sua semplicità, il suo modo di essere così uno di noi, per un attimo ti fa dimenticare che realmente lui ha giocato nella Juventus. Il libro è pieno di aneddoti incredibili, di conoscenze, di fatti che vi faranno sorridere, ridere o sbigottire. Magari molti di voi conoscono Guido, queste cose le hanno sentite in prima persona, per cui è una conferma. Per altri invece è quasi davvero incredibile pensare che lui abbia vissuto queste cose. E voglio citare una sua frase. Guido mi ha sempre detto: Fabrizio, io sono salito sulla giostra, ho fatto i miei giri, quando è scaduto il tempo sono sceso. È una frase bellissima, perché non è facile vivere, penso, la vita con il disincanto che ha avuto lui. Pensate, debutta nella Juventus insieme a un certo Franco Causi, in quella giornata viene omaggiato da un articolo di Vladimiro Caminiti che è splendido. E Caminiti, tra l'altro, parlando di Causio e Honor e Causio, ci pone un interrogativo dicendo: si faranno i ragazzi, chi lo sa? E Guido tra i due era il predestinato, perché aveva la testa progettata per giocare al calcio. La vita e la sua carriera ha avuto una direzione diversa rispetto a quella di Causio, però vi posso assicurare che leggendo questo libro, secondo me, non potremmo dire che è stato più fortunato Franco Causio di Guido, assolutamente no. E molte volte Guido me l'ha detto: tu pensi che sia stato più facile per un atleta affermarsi e fare una certa carriera, oppure avere una vita, una carriera come l'ho vissuta io? Concludo con il giro della pagina, ok? Mi forco gli occhiali, prendo spunto, ok? Quando facevo queste cose, più giovane non avevo l'occhiale, per cui riuscivo a gestirmi, adesso diventa un po' più complicato, però ce la posso fare. Vai. Il calcio comunque è cambiato molto, tremendamente molto, da quando provavo a farlo io, ma soprattutto da quando lo faceva Guido, e adesso è più muscolare, più tecnico e più televisivo. Però concedetemi il romanticismo che era chiuso nel gesto di un bambino che gioca a pallone, che gioca e rincorre una palla e si sbuccia le ginocchia giocando a pallone. Ecco, concedetemi di affermare che Guido è un eterno bambino, no? E più volte, pensando, cerco di non commuovermi, pensando alla stesura di questo libro, me lo sono proprio immaginato, bambino, mentre giocava a pallone con la sua mamma che dall'alto lo chiamava al cortile, diceva: Guido, che era Guido pronto. Esatto, vieni, che è pronto in tavola. Ma anche noi lo dobbiamo chiamare Guido, abbiamo parlato tanto in questa introduzione, e allora ecco l'ospite di questa sera. Appena lo vedi, aspetta, fermati lì. Fermati, allora, vediamo la viola, vai indietro, indietro, stop. Aspetta. Appena la vidi, compresi subito l'importanza di quella busta. L'aprì e la lessi con apparente distacco e lucidità. Era la convocazione per il ritiro della Juve a Villar Perosa. Non credevo ai miei occhi. Rimasi dapprima ammutolito, immobile, fissando quel foglio bianco scritto a macchina, letteralmente senza fiato. Signori e signori, Guido Honor! Arrivato, allora è vero, è la faccia di un eterno bambino, simpatico. Allora Guido, hai visto che per farti sentire a tuo agio abbiamo messo anche un po' di erba? Ti piacerebbe tornare a giocare un pochetto qua sull'erbetta? Ma io continuo a giocare. Continui a giocare? Sì, con la squadra amatori e con una squadra di Bruno Nero, di tutti i professori, per cui non sono mai fermo. Quindi, insomma, grazie per il microfono, Valletto. Ecco il microfono. Allora, come ti senti questa sera? Insomma, un libro su di te, emozionato, immagino, sì. Parecchio emozionato. Cosa ne pensi di quello che ha detto Fabrizio, proprio come prefazione di questo? Noi gli piace fare le cose. Siamo amici, per cui...
Mi piace scrivermi grosso. Ma io non lo sento, aspetta che vediamo se il microfono è acceso, per favore, grazie. Vediamo. Sì, adesso funziona, ok, meno male. Bello vicino alla bocca. Allora, se è vero che i suoi figli gli hanno fatto un regalo speciale, Guido, qual è questo regalo? Io non lo so, ma ho qualcuno qua dietro che ha un regalo speciale? No? Dici? Ma qualcuno? C'è qualcosa in tasca, Fabrizio? Ma è? Ah, le figurine. Le figurine, ragazzi! Queste sono ufficiali, Fabrizio? Cacchio, hai ragione. Queste sono figurine ufficiali degli anni 70. Guido, vuoi raccontare? Esatto. A Giuse da dove arrivano? Queste figurine? Queste figurine, senza commuoverti? No, per questo arrivano da Livorno. Sì, cioè, ma sicuramente... La maglia è quella, però da chi te le ha date queste figurine? Adesso, allora, Guido, però c'è un aneddoto qui dietro. C'è un aneddoto, allora Guido non devi fare il timido, non ti devi vergognare. Allora facciamo così, guarda, ci devo avere da qualche parte, qualcuno mi può dare gentilmente dei Kleenex che li chiamo qui. No, ancora non li abbiamo qui in giro, eh. Allora, queste figurine? Queste figurine sono originali della Panini, poi magari sarebbe anche carino farle passare, hanno un valore per Guido perché dovete sapere che Guido ha una famiglia molto unita. Una domenica a pranzo i suoi figli si presentano a casa con una velina contenente queste figurine. E io non ci volevo credere quando me l'ha detto, perché dovete capire che quando ci siamo messi in moto per realizzare questo libro, arrivo a casa sua, non so dove appoggiare il computer perché sul tavolo c'è una miriade di fotografie, immagini, ritagli di giornale, magliette, tutte che riguardano la sua carriera. Esatto, compreso queste figurine. Queste figurine. Ma di che anno sono queste figurine? La parte di bambino che è in me. Sono degli anni 70, sono le sue... Allora, qua è aprile, Guido, sono due. Sì? Ma lei non può tenere. E può anche tenere, Guido, le mette nella sua raccolta. Posso guardarle poi? Eh sì, certo, puoi guardarle. È davvero emozionato. È emozionato, quindi facciamo un applauso a Guido. Dai, Guido! Guido, guardi il movimento. Allora, non fare fine di qualcuno che è gasato prima della partita, poi quando entra in campo gli... Esatto. Tu invece eri un robot, quindi rimani tale, concentrati, è emozionato davvero, Guido. Davvero. Guarditi questa serata, non avere vergogna di raccontare queste cose che sono veramente belle. Perché è parte della vita, perché questo libro non è un libro scritto solo ed esclusivamente per gli amanti del calcio. Esatto. È davvero un libro che racconta la vita di uno sportivo. E ci sono degli aneddoti davvero bellissimi all'interno. Vi lascio allora. Conversate voi due? Sì, prego, grazie. Prima ho citato un giocatore che che è determinato prima di entrare in campo e poi se la faceva sotto. Quello pseudo giocatore ero io. E perché ve lo spiego? Perché ha a che fare con il titolo di questo libro. Ritornando a quella famosa serata in cui mi catapulto a casa di Franca e Guido, entusiasta per cominciare questa avventura, tra le varie memorabilia, le foto eccetera, gli appunti di pugno che ha scritto Guido, c'è sul tavolino il frontespizio dei suoi appunti con il titolo. Leggo senza fiato e letteralmente rimango impietrito. E nel frattempo Franca mi chiede se volessi una torta, lui continuava a sfogliare, guarda qui ho giocato il Monza, qui nel Livorno, qui sono con Zigoni, eccetera. E io dentro di me rimango fermo. La prima cosa che la prima domanda è, effettivamente dico, questo vuole fare un libro sulla propria vita, un libro dello sportivo e lo intitola Senza Fiato. Senza fiato un atleta è finito. Poi mi rendo conto che il problema era mio, intimo, perché io ero proprio quello che emotivamente si bloccava. E il paradosso, c'è qualcuno che vi presenta in sala e potrà purtroppo confermarlo, avevo una discreta tecnica ma me la facevo sotto. E paradossalmente ero più stanco quando subentravo dalla panchina rispetto a quelli che erano già in campo.
alla fine letteralmente, quando era il momento, c'era qua mio padre, Fabio, scaldati. Io, sì sì, ci sei solo tu, scaldati. Mi scaldavo prima di entrare. Per cui mi trovo a distanza di anni ancora combattuto tra l'emozione, il fiato, il respiro e il pallone, quasi come se questi due elementi non fossero compatibili per me. Poi alla fine ho detto, sai che c'è Fabio, fai un respiro grande e prova a scrivere. Allora Dino, proviamo a sederci, okay? L'emozione l'abbiamo rotta, adesso facciamo così, prepariamoci per carriere. Puoi abbracciarti con il sindaco magari. Allora qui io ho bisogno di te perché è difficile gestire cartelletta, appunti, occhiali, microfono e clicker, ok? Però ce la posso fare. Allora, sei comodo? Come dice. Ok. Da dove partiamo? Ah, ecco. Ci siamo dimenticati un passaggio, eccole qua. Eccole qua. Queste sono le figurine con raffigurato Guido ai tempi del Livorno e ai tempi del Monza. Eccole qua, sono queste. Allora Guido, torniamo a quella busta. Arriva la convocazione della Juventus. Tu rimani senza fiato, poi cosa fai? Ti vuoi accertare della veridicità di questa lettera. Quindi microfono vicino. Quindi sono andato a controllare se era vera e così è stato, insomma la lettera era realmente della Juventus. Quando Guido si rende conto che la cosa è vera, la conferma ce l'ha da questo, dal famoso geometra mora di Arona, a cui chiama e dice sì, Guido, mi sono dimenticato di comunicartelo, guarda è tutto vero, la Roma e la Juventus si sono accordate, sei un giocatore della Juventus. A quel punto Guido non sta più nella pelle, va a casa a dirlo ai propri genitori, parte con la mamma e la mamma è contenta. Poi cosa succede? Beh niente, naturalmente mia mamma era contenta. Poi la sera mio papà, che lavorava a Milano, che faceva l'autista a Milano, venne a casa la sera e glielo raccontai. E la cosa che in quel momento gli venne fuori da dirmi, mi disse, ricordati di non tornare indietro a lamentarti, mi disse. Lì mi aveva ucciso, lì, no? In quel momento non so se mi aveva ucciso o se mi aveva dato una carica terribile. A quanto pare ti ha caricato a molla, come piace dire a te. Caricato a molla, sì. E la cosa bella, un aneddoto particolare del libro, è che alla fine in qualche modo il tuo papà si deve ricredere. E Guido debutta nella Juventus in quella famosa partita Mantova-Juve, si ripete due settimane dopo in casa del Comunale contro il Bologna e va a ritirare il premio partita. Va a ritirare il premio partita e decide di fare un regalo a suo papà. Sì, mio papà aveva un Topolino, viaggiava con un Topolino, poverino, anche quando pioveva la ritirava nel garage e la asciugava tutto perché non voleva rovinarla, era la sua vita con la Topolino. E allora con qualche premio di partita ero riuscito a mettere via 500-600 mila lire ai tempi e ho detto che voglio comprargli una macchina. Allora andai da Boniperti, andai a Torino da Boniperti. E gli dice, senta, io vorrei chiedere una cortesia, vorrei comprare la macchina, regalare la macchina a mio papà. Che macchina vuoi? Che macchina vuoi? Non è che c'ho tante possibilità. Cioè, era appena uscita la Fiat 600, con i fanaloni grossi. E così ho fatto. Allora lui chiamò un addetto dei lavori, mi portò a Mirafiori e mi fece scegliere la macchina. E la macchina costava qualche 100 euro in più. Però io gli ho detto, guarda, io ci sono questi. Lui mi prese i soldi dalle mani, li piegò e me li mise nel taschino. Mi ha detto, con questi qui compra qualche altra cosa. Come non detto, io prenotai la macchina e tutto quanto, passai da Torino, andai a Monza e comprai la camera da letto di mia mamma. Tempi, purtroppo era così, non è che... La cosa divertente è che l'automobile arriva da Roma e il suo papà non ci crede ancora, sì, deve andare insieme di forza per convincerlo, sì. Sì. Quella macchina... Gli avevano comunicato di andare a ritirare la macchina, è arrivata la macchina che avete ordinato, ma io non ho ordinato niente, mio papà, ma no, guarda che c'è qualche problema della macchina. Allora ho dovuto venire a casa io da Torino,
prendere mio papà, portarlo alla Fiat e fargli convincerlo a salire sulla macchina, come per dire, cos'è sto papà, è una cosa fuori dal mondo. Come ci sei sentito, Guido, quando tornavi in macchina con il tuo papà e ti aveva stretto il tuo regalo? Lui si metteva comodo, toccava le cose così, cioè le ammirava. Se avete notato che Guido è entrato in partita. Vado avanti? Clic, foto clic. Se ti giri vedi questa slide che ti ritrae in allenamento con Eriberto Herrera. Sì. Non si scherzava con lui. No. Ci vuoi raccontare qualcosa? Ma sta storia della bilancia? Sì, lui ti capitava quando ero entrato nel suo gruppo, lui faceva gli inviti. Ogni sera o ogni giorno faceva degli inviti particolari, altrimenti il giocatore li invitava a cena. Solo che lui era furbo, se mangiavi troppo, il giorno dopo ti pesava e quel peso che avevi il giorno prima lo dovevi riportare. Io sono andato una sera, ma di fatto una sera ho mangiato, non dico un maiale, sono andato su, ero tre di sopra peso, ho fatto 60-70 giri di campo. Finiti i 60 giri mi ha mandato su in bilancio e ha detto adesso lei è a posto. Non sei più andato a cena, immagino. Sono più andato. E ci credo. Sì. Questa è una foto bellissima che qualcuno di voi può riconosce qualche giocatore di quelli che hanno fatto strada in questa. Bettega. Eccolo. Sì. Grande Bettega. Sì. Piloni per il portiere. Guardate il portiere, la caratteristica del portiere. Il portiere ha gli occhi, sì? Esatto. Sì. Gli occhi neri. Perché? Perché si facevano le partite in notturna e con le luci pitturavano gli occhi qua per non avere. Probabilmente problemi. Per il riverbero delle luci. Non so se era per incutere il terrore agli attaccanti. No, era per quello. Ok. No. Guido, ci voglio credere. Bettega era altissimo, è il secondo di là. Sì. Quello dopo Bettega è Rovetta. Devo tornare indietro? Quando si dice no, il calcio di una volta, finiti gli allenamenti i palloni si raccoglievano con il carretto. Adesso questa è più complicata. Allora, in basso a destra c'è un giocatore sui generis, il classico fantasista testa di cavolo, ok, che ha preso il posto di un altro fantasista che Riverto Herrera aveva cacciato. Guido, vuoi raccontare tu l'aneddoto? Possiamo dire intanto come si chiama? Sì. Era il numero 10 allora della Juventus. Zigoni. Gianfranco Zigoni, a cui ho dedicato un libro bellissimo. Se riuscite a trovarlo, passate. Quello di Zigo, pensaci tu, scritto da un suo ex compagno di squadra Vendrame, bellissimo, racconta il genio e sregolatezza di Zigoni. Sì, Zigoni era un gran bravo ragazzo. Però aveva la testa fatta a modo suo, cioè lui se aveva voglia di fare allenamento lo faceva, se no si sedeva sul prato e faceva un po' come voleva. Sessione di allenamento, tutti corrono, Zigoni è seduto. È appoggiato al palo di una porta, così, col pallone, tac, tac, tac. Gli altri correvano e lui tac, 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 tac. Allora il volmista dice, è lei deve correre insieme agli altri. E lui dice, quando gli altri sono capaci di fare quello che faccio io, allora corro anch'io. Comunque Guido Herrera era paraguayano, non era di Brindisi, cioè. Ascolta Guido. Ti pelava. Sì, Cioè, soprattutto era maniacale nell'allenamento. Se faceva un esercizio che non gli andava bene, stavi di più che un allenatore, era un preparatore. Io mi ricordo, sono arrivato al punto che col collo del piede, facendo la rovesciata, toccavo la traversa. La porta mi si è rovesciata a 2,15 m, qualcosa di genere. Mi viene la sciatica solo a pensarci, non ci voglio neanche credere. Allora, della serie dietro al grande uomo c'è sempre una grande donna. Voi vi chiederete perché, guardando questa fotografia, adesso Guido vi spiega il perché. Giovanili della Juventus, questa è una foto bellissima che ritrae gli attimi prima di un concitato derby, Juventus-Toro. Chi ha vinto? Il Toro! No! Se non sbaglio
sbaglio, vinse il Toro 1-0, Guido, lo possiamo dire anche il contrario. Ma sì, va bene. E Guido viene premiato come miglior giocatore del torneo, in cui c'era appunto questa partita. L'aneddoto particolare qual è, Guido? Lo lascio raccontare a te. È che durante una fase della partita mi si ruppe l'elastico dei pantaloncini e sono rimasto in mutande. Allora nel frattempo che c'era il cambio che mi portassero i pantaloncini di ricambio, sono stato lì a gironzolare in mutande, no? Ma niente, questo va bene così. Solo che quando è finita la partita esco dal campo e trovo una signora, una ragazza lì di fuori che mi guarda e dice ah! Scusa, perché ridi? Ah, com'era buffo il pantalone di mutande. Poi alla fine... puoi dirmi, Guido, come si chiama questa ragazza? Franca. Vabbè, qual è questo che ti ho trovato? L'ho visto. Loro si sposano davvero, cioè... qualche anno più Galeotto fu il pantaloncino. Mannaggia. Ma non è che uno diciamo così medita di sposarsi, no? Cosa succede, Guido? Si è sposato, giusto? Mi sono svegliato la mattina e avrei detto: sai che c'è un tuo compagno di squadra? Sì, un mio amico. Dai tempi ci proiettiamo ai tempi del Livorno, siamo qualche anno più tardi. Sapete com'è la vita di un calciatore, comunque obbligato a sottostare alle stagioni, ai ritiri, eccetera. Lui vive a Livorno, Franca è a Torino, fa avanti e indietro, sono fidanzati, probabilmente giustamente a loro la cosa gli stava stretta, però c'è un fattore scatenante che decide il tutto. Sì, che questo mio amico qui aveva deciso di sposarsi, mi dice Guido... Suo compagno di squadra, Baiardo. Sì, Baiardo, Bruno Baiardo. Mi dice, Guido, voglio sposarmi, settimana prossima mi sposo, o il mese prossimo mi sposo. Allora io gli ho detto, allora mi sposo anch'io. Ed è successo davvero, si sono sposati entrambi? Sì, io mi sono sposato la mattina e lui si è sposato il pomeriggio, lui si è sposato alla mattina... E io mi sono sposato al pomeriggio perché lui da Livorno poi mi ha raggiunto a Torino e poi Mike abbiamo tornato in Francia e in Inghilterra ben girato. Fanno un fantastico viaggio di nozze e dovete sapere che ritornano dall'Europa, sono al confine tra la Francia e l'Italia e devono favorire i documenti. Alla dogana Guido dà il proprio documento di identità, se la poteva anche tirare perché c'era scritto Guido Honor calciatore. Il doganiere lo riconosce e cosa ti dice? Ah, lei, sai che lei è stato ceduto al Mantova? Io devo ancora arrivare a casa, sapete che sono andato via. Non c'erano i social media all'epoca e poi arriva a casa, nella bocca del lettere e trova un telegramma con su scritto che realmente era passato ad un'altra squadra e quindi aveva avuto ragione il simpatico doganiere. Se la tecnologia mi assiste, ecco, tornando a te, a Franca, tornando al fatto che potete commentare le carriere sportive tue e di qualcun altro, però c'è un aneddoto particolare. Qualcuno ha riconosciuto il ragazzo che è a fianco a Guido, siamo nelle giovanili della Juventus, sono ad un buffet, lui e... Esatto, è Franco Causio. Sì. Franco Causio che magari avrà vinto qualcosa in più di te, ma sicuramente una cosa te la invidia ancora oggi. La Franca. Causio era innamorato di Franca. Causio era il Pasolini della Juventus, perché si è preso un'ora di pioggia per aspettare Franca che lavorava nel marketing di famiglia e Franca che insomma cominciava a capire che Guido era il suo uomo, ok, sviava Causio uscendo dalla porta secondaria e ha detto che Franca me lo può confermare che una volta Causio stette un'ora sotto la pioggia in vano per cercare il problema è che noi lavoravamo insieme ma lui è Causio, non lui è la Franca, eravamo, è vero. Una volta i giocatori avevano una pensione dove ci ritiravano tutti e vivevano tutti in questo blocco
e io ho fatto 2 anni, ho dormito con lui in causa per 2 anni, per cui sapevo che avete miracoli. Lui a casa la sera mi raccontava, sai che ho conosciuto quella ragazza lì? E io ho detto, ma dai, sì? E allora com'è? Cazzo, però mi sembra difficile questa ragazza. E io ho detto, ma porca miseria, ma come mai? Dopo 5-6 mesi ho capito che adesso più io con lui e con lei, non lui. Ragazzo, favoloso. Allora, altro momento a Marcord. Esatto. Chi è questo signore qua? Mazzola. Ferruccio Mazzola. Ferruccio Mazzola, fratello di Sandro Mazzola. Questa è una partita che ritrae Guido ai tempi del Livorno, partita di Coppa Italia, Livorno e Fiorentina. Quindi Guido ha la fortuna di ritrovare Mazzola, che è stato suo compagno di squadra ai tempi della Lazio, dalla Fiorentina in A, giusto? In quel momento il Livorno è in B. Sì. Ritrovi Mazzola e affidi Tacchetti. Perché? Perché quando io alla Lazio ho fatto militare e niente, ero, diciamo che ero un ragazzino, no? Per cui Mazzola in quel periodo lì era il capitano e gestiva tutto lui, premi, partite, tutto quanto. Vincemmo lo scudetto, vincemmo il campionato, io sono tornato a casa, la Juve mi ha richiamato, sono tornato indietro e lui con i suoi amici hanno diviso tutto il premio. E poi sono venuto a saperlo, cosa ho fatto, sono andato a Roma, sono andato al presidente e gli ho detto, presidente, ma scusi, ma io non ne voglio sapere, tutti gli anziani, Mazzola che il capitano ha fatto tutto lui. Io sono stato purtroppo io sono stato zitto, comincia la Coppa Italia, chi è che incontro? La Fiorentina con la sola. Gli ho dato tante di quelle volte. Ti sei preso in qualche modo la tua rivincita? Gli ho dato tante di quelle botte che dopo 30 minuti, 35 minuti ha chiesto il cambio. Il mister non gli aveva dato, gli diceva, no, devi stare dentro, devi resistere, dagli anche tu, questo mi girava largo, non so. Insomma, mi sono proprio divertito, alla fine mi ha salutato e ha detto, sei tutto qua, hai avuto una bella idea a uscire, perché se no non uscivi con le tue gambe. Tra l'altro si parlava del premio campionato, perché Guido finisce la sua parentesi nella Juve, finisce perché deve fare il militare, lo mandano dove? Lo mandano alla Lazio perché lui va a fare il militare a Roma, per cui era la collocazione migliore e tra l'altro contribuisce concretamente al successo, alla vittoria del campionato, la Lazio stravince il campionato, Guido gioca 12 partite consecutive e poi ad un certo punto lo mettono fuori perché quelle famose clausole contrattuali, secondo le quali se giochi dopo tot partite sei obbligato a riscattare il giocatore, alla fine lui giustamente lì ha imparato che cosa vuol dire essere una pedina nelle mani. Non c'erano procuratori, non c'era nessuno, ti però i prestiti e certi magheggi c'erano già allora. Se superavi un tot di presenze naturalmente il valore aumentava e avrebbero chiesto più soldi, la Juve avrebbe chiesto più soldi, allora... Questi qui hanno deciso di farmi... Allora Guido, Marco della tipografia Ala, super juventino, che ha letto, bravissimo, il libro, mi dice non puoi non mettere un aneddoto legato a questa vicenda. Alle tue spalle c'è la foto che ti ritrae con il tuo ex compagno di squadra ai tempi del Livorno, un friulano di quelli che bevono la grappa al mattino, Franco De Cecco. Succede... Sì, questo raccontala tu. Era un ragazzo simpaticissimo, gli scherzi per lui erano all'ordine del giorno. Quella che parla dei piedi questa, la puntata dei piedi, se no, fidati. Allora De Cecco aveva 4 denti posticci qua, no? Ti tirava su e giù al suo piacimento. Allora c'era una partita importante e il mister continuava a dirgli, De Cecco, devi stringere i denti. Lui tira giù i denti. Li mise nella palma della mano e faceva va bene così, mi spiego. Scusami, forno. Non aveva i denti impatinati di Cristiano Ronaldo. Poi, sempre lui, un pomeriggio siamo andati a vedere una partita di Livorno, un'altra squadra, eravamo tutti in tribuna e c'era un uomo anziano con un bicchiere di aranciata che così guardava la partita. E De Cecco dall'altra parte che resero i denti
e gli mette, ce li messi nel bicchiere. Questo qui tranquillamente beve, piano piano finché spuntano sti denti, ha fatto così, li ha buttati via, i denti, lo stato c'era il tubolare, erano ancora fatti, tutti sti denti giù per le scalette, mezz'ora, tre quarti d'ora andato giù a cercare, li abbiamo trovati. Sì. Guardate questa foto quanto evocativa, è lui, Guido, guardate che meraviglia. Potrebbe essere una fotografia anche di un francobollo, è bellissima. Qui è Guido ai tempi della Lazio. Sì. Vuoi raccontare, guardate che bella questa foto, vuoi raccontare un aneddoto legato all'eccentrico Lorenzo? Sì. La Lazio ha, diciamo così, un Bielsa degli anni 70, un allenatore che più che un allenatore è uno sciamano, ok? Sì. Che di calcio non ne sa tantissimo, comunque molto scaramantico. Sì. Scaramantico al punto che le cose devono essere fatte in un determinato modo, e sì, se facendole in quel modo le cose vanno bene, sì, bisogna fare così. Sì, tanto per dire, un pomeriggio stavo andando allo stadio a giocare, si rompe il pullman e loro non sapevano come fare, lo trainarono con la parte posteriore, siamo entrati allo stadio con la parte posteriore del pullman. Tutte le partite, abbiamo vinto con la partita naturalmente, tutte le partite in casa entrammo con la retromarcia per la pulita. È bestiale, sì. Se entravi col piede sinistro al campo, oddio, porto male. Io so che da Veneto a te piace una determinata pietanza, ma che per una parte della tua vita non l'hai voluta vedere per un po' di tempo. Là? Allora Guido, succede che dovete andare a giocare a Mantova, arrivate tardi nella hall di albergo, vi dicono che c'è è rimasta una camera, delle camere comunque, sì, all'ultimo piano, la cucina è chiusa e vi fanno mangiare. C'era rimasta della polenta, allora tutti a mangiare la polenta, guarda caso diciamo che quella partita lì, tutti i ritiri all'ultimo piano e preparare la polenta, tutta una cosa micidiale, questo qui è incredibile. Adesso Guido c'è un momento toccante, no, allora magari qualcuno di voi lo ha riconosciuto. Sì, Paolo Rossi, sì. Questa foto ha una storia, intanto vabbè, insomma, è emozionante vedere Guido che in marcatura stretta su Paolo Rossi, siamo nel 79, viene organizzato un amichevole tra il Messina e la Ale Rossi Vicenza, che incredibilmente è seconda in classifica in Serie A. Paolo Rossi non è ancora Pablito, però è uno che i gol li fa, forse veleggia nei primi posti come cannoniere, era già capocannoniere, e Guido deve marcarlo moderatamente, gli viene detto, no? Quindi insomma Guido sta attento alle caviglie di Paolo Rossi. L'Ale Rossi Vicenza vince ovviamente 5-1 e Paolo Rossi segna 3 gol. Guido è contento perché rivive i fasti del calcio, quello che ha assaporato nella Juventus. Particolare è che era così forte la gioia che i tifosi del Messina volevano così omaggiare a Paolo Rossi, che è cosa veramente di un calcio che non c'è più. Paolo Rossi abbandona lo stadio nascosto nell'ambulanza. Non perché gli volessero fare le feste, perché veramente avevano paura per la sua incolumità, perché volevano abbracciarlo. Questa fotografia ha una storia incredibile, perché dovete sapere che tra le varie cose che Guido mi dà la fotocopia della foto della fotocopia sbiadita di questa fotografia. Qui si intravede lui e Paolo Rossi. Dico, è bellissimo, dobbiamo metterla nel libro, ma la qualità non lo consentiva. Nasce veramente da qui, in 2 anni, una ricerca spasmodica, prima di questa partita, perché Guido si ricordava la partita ma non si ricordava la data. Per cui attraverso insomma, i social media siamo entrati in contatto con diversi club e tifoserie del Messina, mi hanno aiutato dicendo che appunto fu un'amichevole organizzata perché il Vicenza giocava a Catanzaro, era il 1 febbraio del 79, e saluto della serie Guido, è una figura veramente che unisce l'Italia tutta da Arona a Messina. Saluto, ci sta seguendo in diretta, Marco Boncoddo da Messina, una persona di cui io che non conosco se non attraverso il telefono,
che ha fatto una ricerca incredibile e è riuscito ad arrivare dall'archivista della Gazzetta del Sud, che mi ha omaggiato di questa pagina di giornale autentica di quell'anno. E quindi sono un ricordo anche un attore che non c'è più, in qualche modo ha avuto Guido. Dato che abbiamo tirato fuori i fazzolettini, Guido mi ha chiesto espressamente di rendere omaggio anche a due figure sportive che nel periodo in cui abbiamo scritto e elaborato questo testo sono venute a mancare, persone di rilievo nel calcio, nel panorama del calcio italiano con le quali Guido ha avuto a che fare. Questo non è un narcotrafficante colombiano, è sempre Guido ai tempi del Messina, l'ho però messa questa perché è splendida, cioè Guido è bello ovunque, sempre, con i baffi, con le basette, con i capelli alla George Best, sempre bello, eh. Eccolo qui. Ecco, guardate questa foto, è meravigliosa, insieme a Gigi Radice, allenatore del Toro, sergente di ferro, però Guido che mi hai sempre detto con un grande cuore. Sì, tantissimo. Lui quando preparava le partite mi chiamava ragazzo, non mi chiamava per nome. E lei, ragazzo, sa già quello che devo fare, io non le sto qui a raccontare niente. Sta di fatto che noi dobbiamo vincere, poi vede lei cosa bisogna fare. Invece questo è Mondonico. Emiliano Mondonico, ha giocato con Guido nel Monza. Sì. Io ho avuto il piacere di incontrare e chiacchierare con Mondonico quando era allenatore del Novara, però naturalmente l'ho conosciuto ai suoi 70 anni, tra l'altro provato dalla malattia. C'è una parte di Mondonico che io non conoscevo e magari molti di voi non conoscono, che Guido ci racconterà, che mi ha veramente elettrizzato. Sì, lui era bravissimo a suonare il pianoforte e in qualsiasi albergo che andavamo lui si metteva a suonare il pianoforte, non mangiava, ma... E allora cosa faceva? Tutte le trasferte che trovavamo, che cercavamo di fare, si cercava sempre un albergo che avesse il pianoforte perché lui deve, almeno un'oretta doveva suonare. Era bravissimo. Tra l'altro non è che suonava cose, lui era amatissimo, era fan sfegatato e sì. Rolling Stones, sì. Lui si metteva al pianoforte e suonava sì. Rock and blues. Sì, sì. Quindi, e Radice si era reso conto che questa cosa compattava il gruppo e portava probabilmente anche bene, per cui prima della partita chiedeva se ci fosse, prima del ritiro, sì. Se ci fosse un albergo con un pianoforte da utilizzare per, sì. Insomma, per le loro sì. Chiacchierate. Succede che Guido invecchia e compie 70 anni e si porta benissimo. La sua famiglia gli organizza una festa bellissima con uno striscione, peccato che non l'abbiamo portato, della serie. I suoi ragazzi gli hanno scritto: papà, hai corso una vita sulla fascia, adesso corri a tavola. Una bellissima festa in famiglia, le sorprese non finiscono perché Guido riceve dalla Juventus questo omaggio e la maglietta ufficiale della Juve con il suo nome e il numero 70. Ma ciao Guido, volevo farti tantissimi auguri per i tuoi 70 anni. Un abbraccio enorme. Da che lì sei emozionato, sì. Più di oggi, sì. Quindi questa sera. Cosa dici? A che punto siamo arrivati, Giuse? Abbiamo raccontato un sacco di cose curiose della vita di questo campione che troverete poi naturalmente all'interno del libro. Guido, perché proprio da Giorgio Chiellini però? Tuo amico? No, non è che è un mio amico, però quelle poche volte che vado giù a Torino... si propone sempre, molto educato, non mi mette mai in difficoltà e allora poi restauri un buon rapporto, no? Certo. Per cui c'è quello che più ti va a genio e quello e con lui niente, ho avuto un buon rapporto così. Giuse, mi hai messo un assist di quelli meravigliosi, forse neanche possiamo fare una partita a calcio, direi di sì. Perché Guido ritrova Chiellini in occasione di un Juventus Fiorentina, va a salutarlo. Nel post partita succede che passa qualcuno di lì, la racconti tu? Sì, e finita la partita ci si raduna di solito al bar dello stadio e mentre sono lì passa Chiellini con Ronaldo
allora ci vediamo, ci salutiamo, ciao ciao ciao. E allora Chiellini gli dice: Ronaldo, guarda che questo qui ha giocato prima di te nella Juve. Ah, e come si chiama? Honor. Honor. Spagnolo? Spagnolo? Spagnolo. Spagnolo? No, no, io gli ho detto nome italiano. Di Treviso. Di Treviso, gli ho detto. Oh, che bella foto! Ecco, Honor Guido, nemmeno 20 anni fa è dal Lago Maggiore alle spalle. Luminoso come questa gioia, è il terzino robot. Dove guarda Guido? Guido guarda quest'articolo bellissimo che scrisse anni fa Vladimiro Caminiti. E la cosa bella è che davvero a distanza di 50 anni Caminiti ci ha regalato una frase bellissima che in qualche modo certifica l'amore che Arona e gli aronesi nutrono nei suoi confronti. Terzino robot con il lago alle spalle, proprio questo lago che hai di dietro in questa fotografia che abbiamo fatto la settimana scorsa. Giuse, ti piace questa foto? È bellissima, sì, poi insomma è proprio lui, il lago Arona, la sua Arona, perché insomma è da anni che Guido è ad Arona ormai. Da quanti anni abita ad Arona Guido Honor? Sono nato qui. Quindi? Da sempre? 73, sì. Allora? Guido, cosa guarda Guido? Esatto, cosa guarda? Cosa guarda? Possiamo Guido? Dire, la foto è molto bella. Guarda il sole? No, chi stavi guardando Guido? Non ti devi vergognare. La foto è uscita bene perché gli dico: guarda, prendi ispirazione, guarda, guarda lontano. Attenzione perché se arriva Causio qua. Dovete sapere che stava guardando Franca, che era nella parte alta della passeggiata di Arona, e mi è sembrato bellissimo insomma chiudere questa parentesi almeno tra me e Guido questa sera con questa fotografia. È bellissima, che parla sì. Di Guido, del presente e del futuro. Di Guido, un uomo, un ragazzo, un eterno bambino che guarda lontano e che guarda la moglie. È bellissimo. Abbiamo allora finito con questa fantastica foto di Arona. Io di Arona un po' vorrei parlare. Chiamerei qui sul palco ancora il sindaco Federico Monti, l'onorevole vice sindaco Alberto Gusmeroli e uno che di Arona sa tutto, insomma uno storico dirigente dell'Arona Calcio, Damiano Maglioli. Innanzitutto vi chiedo, vi siete divertiti con questi aneddoti? Perché davvero sono stati particolari, non si trovano nei libri naturalmente. Vi siete divertiti un po'? Oh, meno male. Allora, da dove vogliamo partire? Dal sindaco? Dall'onorevole Gusmeroli? Beh, onorevole Gusmeroli, innanzitutto grazie per essere qua. No, e naturalmente... È un piacere perché, insomma, è un onore avere un cittadino così. È vero. Ma di queste cose che Guido ha raccontato, qualcosa non conosceva? Oppure, insomma, era cose già... Mi invidi a contare perché io tengo il Milan. Devo purtroppo ammettere che Guido ha giocato nella miglior squadra e quindi bisogna dire quella, a volte bisogna anche ammettere che insomma in qualche modo è stato il grande in una grandissima squadra. Poi devi vedere... Bisogna dire le cose come... Bisogna avere onestà intellettuale, insomma, la Juve. Meno male, Milan e l'Inter d'Inter. Poi di vedere Paolo Rossi, Causio, Bettega, cioè ha giocato veramente con... E poi allora era un calcio veramente diverso, cioè anche la Serie B, cioè c'erano dei numeri uno, cioè non è che... Quindi insomma... E poi mi ricordo da bambino qua ad Arona abbiamo avuto la fortuna di avere anche tante grandi squadre, perché mi ricordo quando c'è stato il terremoto in Friuli, proprio il giorno del terremoto c'era l'Inter qua che giocava con l'Arona. Beh, molte squadre poi venivano in ritiro, anche il Milan, lo ricordiamone di uno per esempio. Assolutamente, vedi questi giocatori che erano, forse noi eravamo piccoli, vediamo questi giocatori che erano veramente dei colossi, Mazzola,
Facchetti era altissimo, almeno io me lo ricordo altissimo, poi magari non era altissimo. E poi vedere lui che praticamente è uguale, è incredibile. È vero, cioè, è vero. Cioè non vedevo prima, cioè gli mettevi i baffetti e praticamente era lo stesso, cioè veramente ha dato lustro alla città, dà lustro alla città, è veramente un personaggio unico. Cosa ne pensi del titolo Senza fiato, per esempio? Veramente ti piace? Io credo, allora è stato bravissimo lui, io gli farei un Fabrizio! Grande perché ha raccontato Grillo Honor con una passione, insomma è bello vedere delle persone che fanno qualcosa, in questo caso ha scritto il libro insieme a Guido, ma con la passione, col cuore dentro, ecco, questo è, secondo me a noi ci ha lasciato un po' senza fiato. Oh. Grazie all'onorevole Guzzeroni, passerei il microfono adesso invece al sindaco, che insomma ho visto abbastanza divertito anche lui in questa serata di presentazione, anche perché lui è juventino, quindi insomma un po' di cose. Sì, voglio. Devo parlare di Uber, ragazzi, poi quest'anno stiamo soffrendo, poi mi sfogo con lui. Perché... Ma a proposito, Guido Honor adesso cosa ti fa dopo il Juve, Lazio, Livorno, indovino? Juve? E vai, va bene, allora è rimasto nel cuore della Juve. No, vabbè, io ho dei ricordi veramente bellissimi, però riallacciandomi a quello che dicevo prima, magari non so se voi lo sapete, ma qui dentro c'è stato per parecchio tempo Giampiero Boniperti, perché Giampiero Boniperti veniva, era convittore qui al Collegio di Filippi, perché da Baremo, al tempo di guerra, era venuto qua ed era un grande amico di mio padre. E mio papà gli diceva, guarda che Boniperti, mentre gli altri giocavano, perché c'era un campo, ma era frequentato da 4, 5, 6 squadre, lui era lì con una pallina di gomma contro il muro. E allora mi disse, guarda che se vuoi diventare bravo devi fare così anche tu, perché io sognavo di diventare un giocatore della Juve, tu hai capito? E il giorno in cui lui ha esordito in Coppa dei Campioni, tanto io poi giocavo a tennis tavolo, sono stato un bravo pongista, poi vale la mia storia, e io ero giù alla casa della gioventù ad allenarmi e quando ho sentito dire dal telecronista, ecco sta entrando in campo Guido Honor, è come se fossi io che stavo entrando, capito? Perché per me un ragazzo di Arona, no? Che riusciva a fare questa cosa che sembrava impossibile allora, come potesse un nostro concittadino, e quindi l'ho vissuto come, quindi io quella partita lì l'ho giocata anch'io. Adesso parliamo però anche di Arona, Arona che davvero è un'attività importante, perché sappiamo quanto insomma lo sport fa bene ai ragazzi, lo sport aiuta i ragazzi perché è davvero fondamentale, e la Arona Calcio direi che in questi anni ha saputo portare avanti un progetto grazie anche alla collaborazione del comune, che naturalmente sì. Ha fatto grandi cose solo per voi. Ringraziare l'amministrazione perché c'è sempre vicino, quindi si è dotato di un campo sintetico bellissimo. E poi di tante altre cose, hanno rifatto gli spogliatoi. Ne andiamo fieri, abbiamo 280 persone, quindi tra la prima e i bambini che arrivano fino al 2016, quindi è una cosa importante. Però stasera festeggiamo Guido, ad onor del vero, oltretutto Alberto ha citato l'Inter, ma noi ricordiamoci che c'è stato qua anche il Cagliari di Gigi Riva, che era portato uno del diviso che abitava ad Arona, che era Plinio Paracchini, quindi c'era Gigi Riva, poi altre squadre parecchie, l'Inter ai tempi quando c'era Padulazzi, è venuto qua a fare i ritiri, io me lo ricordo, c'era Skoglund, c'era Veleno Lorenzi, però io mi ricordo di questo ragazzo che io ho 3 anni in meno, però io passavo da via Mazzini e questo palleggiava, tirava i palloni, rompeva i vetri, sì, ricombinava tutti i colori, e si nasce così, con questa tenacia, con questi, no, palleggi. Poi l'ho seguito, ricordiamo che ad Arona abbiamo avuto 3 in nazionale e 3 giocatori in Serie A, abbiamo il Bruno Crola che ha cominciato ai tempi anni 30, giocava con Mazzola, Poi c'è stato l'amico Guido e poi Cassani che ha giocato anche lui nella Juventus, quindi Gentile ha giocato nella Arona, però non diciamo di nascita.
Sì, poi noi ricordiamo che come il suo allenatore Aurelio Migliani, centravanti del Milan, che nel 63-64-65 è stato campione intercontinentale. Io mi ricordo tutta la formazione, anche se sono juventino, ma non col cognome, con un nome. Quindi noi stiamo lì a raccontarvi. Guido, lo seguiamo perché ci abbiamo seguito, perché è un po' un onore, no? Raccontiamo sempre col tuo cognome ad onore del vero, e ci dava lustro. E poi dopo fine carriera è tornato a casa. Tornato a casa e intanto c'era la famiglia Resta, il dirigente, eccolo qua, adesso lo vediamo qui, è tornato, diciamo, Resta, c'era il dirigente e lui, no, come direttore sportivo. Però gli hanno detto, esatto, Pippo Resta, ragazzi, il Morea, sì, sì, no, 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 ma c'era un attacco, ragazzi, con, c'era Romanello, Terroni, Mirko Zonca, poi c'era... Mirotti e Cassani ha giocato con la C2, eh? Ha fatto la C2, lui ha detto, no, se c'era Cassani, ce l'abbiamo qua in fondo, il mitico Cassani. No, sono il mitico portiere della Juve. C'è anche Bruno Rossi, là, un grande. Bruno, Bruno, alza la mano. Bruno. Se vogliamo ricordare quei tempi, tu sei andato alla Juve. Bruno Rossi e Crola all'Inter, al Torino, e Marchini era andato all'Inter, no? Quindi abbiamo, poi abbiamo anche l'amico Bellini, che era un bel, era un bello stopper di quelli giusti, eh? Quindi è stato molto molto bello. Poi mi ricordo degli aneddoti, ti ricordi quando facevi il direttore sportivo e anche giocato nella Roma, qualche partita l'hai fatta, e c'era un amico che forse in sala Scala, era uno che le dava secche. Siamo andati in trasferta, ah, no? No, era bravissimo. Sì, dai. Bravissimo. Non dire così dopo sarà. No, ma no, no, no. Era uno che ci dava dentro, no? Era uno di quelli che si arrabbiava quando io ero senza fiato. Bravo, bravo. Sì, 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 non ti faceva giocare. Se avessero tutti la volontà di chi aveva più. Veramente, sì, un personaggio. E questo mi ricordo di una cosa, mi ho detto, crevo da dosso, campi difficili, devi passare sul ponte e lì che ti aspettavano per suonare. Ora, centravanti, ha fatto un fallo, lui è andato lì per dargli, lui ha cacciato un dito in un occhio, l'ha steso, un cinema. Comunque Guido, noi siamo onorati veramente di aver avuto un giocatore come te. Grazie. Grazie mille a Damiano Magroni, all'onorevole Guzmeroni, al sindaco di Arona Federico Monti per essere stati qui con noi. Non te ne puoi andare, Guido, dove vuoi andare? Mettiti qua in mezzo vicino a me. Abbiamo una sorpresa. Sì, le sorprese non finiscono mai. Chiamerei sul palco Luciano Zoccatelli, perché c'è una sorpresa che ti vuole consegnare. Ecco la sorpresa. Il mio bambino, wow! E beh, la faccia da bambino ce la sento. Ecco la sorpresa, lì se me la vuole consegnare, un omaggio. Un applauso a Guido Junior. Che cosa vuole dire Luciano? Perché voglio bene. Si vede. Vediamo che vuole aprirlo Guido. Deve aprire quello, certo. Non lo legge? No, non si dice. È una locandina di un gran scrittore. Sì, guardate che c'è in mano. No, questa l'altra. Sì, l'altra. Sì, sì, l'altra. Può darla a me se vuole? Grazie. Prego. Vai, prego. Vai, posso, vai. Ecco che apriamo. Oh, vediamo cosa ci sarà dentro in questo omaggio che Luciano Zoccatelli ha voluto fare proprio in questa serata di presentazione del libro a Guido Honor. Vediamo se è una targa, credo proprio di sì. Pronti con le foto, ragazzi? Apriamo questa bella targa. Guido, mettiti in posa con l'amico Luciano Zoccatelli che ti vuole tanto tanto bene. Guardate che fantastica targa, guardate. Bellissima. Prendendo spunto proprio da quella che è la copertina del libro, davvero fantastica. Grazie Luciano, grazie mille per questa sorpresa. A Guido. Bene, siamo arrivati al termine di questa
bellissima serata, direi, piena di aneddoti, di emozioni. Sì? Tutti e due con libri in mano? Ah, il libro! Abbiamo parlato tutta sera del libro, nessuno di voi ha preso il libro. Ragazzi, libro in mano, su! Questa è la targa, ma adesso abbiamo bisogno del libro. Eccolo qua il libro! È un libro davvero molto bello, perché qualcosa che abbiamo raccontato, ovviamente non tutto. Alla fine adesso Guido Onora si fermerà, chi vorrà sul tavolo lo potrà fare direttamente qua. Guido Onora sarà onorato di mettere la sua firma e il suo autografo su questo libro che riguarda la vita di questo campione, ma la vita di questa persona fantastica che è Guido Onora, aronese doc. Grazie Guido davvero, ma soprattutto anche un grazie a lui che ci ha messo cuore, anima e tanta tanta voglia, Fabrizio Gigio, perché ha scritto questo libro. Grazie a voi, ma grazie ai nostri sponsor, anche a tutti gli sponsor che sono stati con noi per questa serata, un grazie particolare perché hanno reso possibile la realizzazione di questo evento. Grazie a voi che siete intervenuti. Buona serata.